È un gruppo che ha avuto rapporti in passato con i clan di Gallipoli e della zona di Casarano anche. Adesso ha raggiunto un'autonomia intimidatoria e quindi la capacità autonoma di creare assoggettamento d'omertà e di realizzare sostanzialmente condizioni di monopolio nella gestione di questi videogiochi. Qualche vittima ha parlato, ma spizzichi e bocconi. Spizzichi e bocconi perché quelle che ci hanno aiutato molto sono le conversazioni che abbiamo intercettate, perché se avessimo dovuto aspettare le denunce da parte dei titolari degli esercizi commerciali dove erano installati i videogiochi, non avremmo concluso nulla. In realtà questa poi è la dimostrazione delle condizioni di assoggettamento e di omertà nelle quali si trovano in quella zona. Perché più che le manette, la privazione, i provvedimenti ablatori dei patrimoniali, la privazione delle risorse finanziarie è più sofferta da parte dell'associazione rispetto appunto al contrasto militare puro e semplice.